La nuova puntata di Viola come il mare ci mostra la coppia formata dalla protagonista e da Francesco Demir, intenta a indagare sulla morte di una prostituta. Al contempo i due iniziano a conoscersi meglio e a confidarsi. L'uomo dice a Viola di aver vissuto un'infanzia difficile e che a causa di vecchi traumi ha sviluppato un rapporto di diffidenza verso il prossimo e che a causa di questo fatica a credere nel vero amore. La donna è intanto occupata anche a risolvere il mistero legato al padre. Successivamente, Francesco Demir è impegnato in un caso molto delicato, legato al traffico di esseri umani. In particolar modo, conosce Farah, una giovane donna a cui il destino potrebbe consegnare un'atroce sorpresa. Contemporaneamente, Viola inizia a frequentare un'azienda agricola gestita da un certo raniero. Francesco non vede di buon occhio questa novità, ma forse, semplicemente, qualcosa in lui comincia a muoversi. Incomincia a provare qualcosa per Viola e capisce che non è più una semplice amicizia.